Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un programma, Riadol Docs, un programma che vi permette in pratica di visualizzare tutti gli allegati che generalmente potete ricevere nella vostra mail. Il programma gestisce ovviamente anche i PDF, come vedete questo è un PDF di 14 pagine. Lo visualizza con buona fluidità, lo visualizza anche a schermo intero, come vi permette, per esempio, tramite questo selettore che si trova nella parte laterale, se riusciamo, vedete? Vi permette in pratica di passare da una pagina all'altra con buona velocità. Tra le azioni che potete fare, potete anche copiare una parte di vostro interesse, potete mandarla per email, come potete anche stamparla, potete fare una ricerca personalizzata all'interno del vostro documento, potete andare a inserire dei segnalibri e questo vi viene concesso, per esempio, all'interno del vostro iPhone, in questo caso per esempio vediamo la sezione camera per fare una foto oppure fotoalbum per vedere e fare una ricerca dei documenti visualizzabili all'interno del vostro fotoalbum che già esiste perché già sicuramente ne avete uno all'interno del telefono, come anche di avere un browser, come di avere per esempio la possibilità in settings e di andare a inserire una password piuttosto che andare per esempio a vedere i viewers installati che avete all'interno appunto del telefono, come per esempio andare a vedere la presenza del browser piuttosto che di un drive wifi che vi permette appunto attraverso la connessione wifi di scambiare dati tra il telefono e un altro dispositivo wifi compatibile. Vedete, potete aggiungere un server per la condivisione per esempio di documenti, avete un Riadol Storage, di base vi danno mezzo giga disponibile, potete utilizzare Dropbox, potete usare Google Docs, come potete, vedete, utilizzare una vagonata di altre utility. Avete anche mobile, io personalmente ho provato Dropbox, non dico me ne sono proprio innamorato, però insomma funziona molto bene. Io lo consiglio, in pratica è un programma geniale, davvero, e visto che è incluso di base questo, direi che insomma personalmente mi ritengo soddisfatto. È ovvio che possiate comunque fare pulizia all'interno della vostra lista, come possiate anche utilizzare per esempio da questa posizione l'invio mail piuttosto che lo zip. È un programma che funziona bene anche per la gestione di PDF discretamente pesanti. Potete utilizzare questo programma come potete utilizzare anche iBooks. Diciamo che tra i due, da questo punto di vista, forse ecco, siamo lì come opzioni. Questo programma ha la possibilità comunque di avere una serie di feature in più che secondo me fanno di questo programma un programma di livello premium. Lo trovate ovviamente su App Store, come di questa casa trovate anche Scanner Pro che noi abbiamo recensito e che personalmente trovo sia una genialata nel mondo iPhone. Con questo vi potete tranquillamente, come avete per esempio visto nella sezione dedicata alla visualizzazione di un PDF, fare la ricerca all'interno di un PDF, fare uso di segnalibri all'interno dei vostri PDF in modo estremamente comodo e io non ho mai riscontrato particolari problemi nell'apertura anche di PDF corposi con numerose pagine. Non so, francamente, se ci sia un limite. Io non l'ho ancora incontrato, insomma, ho aperto una serie interessante di file PDF e li ha sempre retti senza particolari problemi. Quindi questo programma da quel punto di vista è sicuramente consigliabile. La video recensione termina qui, d'altronde, insomma, non mi viene in mente cos'altro farvi vedere che faccia appunto questo programma. Pertanto vi invito a iscrivervi online, così da non perdere i futuri video che realizziamo appositamente per voi. Intanto vi saluto, a presto da Giuseppe Ragozzino.